Il nostro laboratorio si occupa di meccanismi di divisione delle cellule, che sono l'unità di base della materia vivente. I nostri organi sono costituiti da milioni di cellule. Se consideriamo che quando veniamo concepiti siamo un'unica cellula, lo zigote o ovo fecondato, capiamo l'importanza di questi meccanismi di divisione cellulare. Tutte le cellule di un organismo contengono lo stesso DNA, che è la struttura biochimica che contiene le informazioni codificate dai geni, necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni cellulari. Quando una cellula si divide, i meccanismi di replicazione del DNA e di segregazione di queste informazioni genetiche sono di estrema fedeltà. Infatti, alterazioni a carico di questi meccanismi sono alla base di numerose condizioni patologiche, tra cui il cancro. Il nostro gruppo ha identificato un meccanismo necessario a che le cellule costruiscano il fuso mitotico. Il fuso mitotico è una struttura che la cellula madre costruisce una volta che il DNA è stato replicato per poter separare le due copie di DNA in due masse identiche che andranno a formare il nucleo delle cellule figlie. Questa è una cellula che non sta dividendosi attivamente, probabilmente sta replicando il proprio DNA, e vedete il DNA è in blu. In verde vedete tutta una serie di tubicini, microtubuli, che formano lo scheletro della cellula, il citoscheletro. Quando invece la cellula deve, una volta replicato il DNA, deve separarlo e segregarlo a formare il genoma delle cellule figlie, sarà in una fase che noi definiamo mitosi, e questo è appunto il fuso mitotico. Okay? Poi dopo avverrà la separazione delle due copie del DNA e poi si formeranno alla fine i nuclei delle cellule figlie. Quando le cellule entrano in mitosi, devono necessariamente eliminare tutta questa trama di microtubuli. È noto che la eliminazione dei microtubuli del citoplasma, la condensazione del DNA, dipendono dall'attività di un enzima che si chiama CDK1. Inibisce delle proteine che stabilizzano proprio i microtubuli. Inibendo queste proteine, i microtubuli vengono disassemblati ed eliminati dal citoplasma della cellula mitotica. La cosa strana è che questi microtubuli del fuso mitotico hanno bisogno, per essere stabilizzati, delle stesse proteine che l'attività di CDK1 inibisce per eliminare quelli del citoplasma. Quindi c'è una contraddizione. E quello che noi abbiamo scoperto è che in effetti c'è una quota dell'enzima CDK1 presente ai poli del fuso mitotico e lungo i microtubuli del fuso stesso che è inibita. L'inibizione di questo enzima permette la riattivazione di quelle proteine che stabilizzano i microtubuli e questo consente appunto l'assemblaggio e la formazione del fuso mitotico. Quindi queste nuove informazioni ottenute ci consentiranno in futuro di capire quali fattori possano interferire con questi meccanismi e magari provocare un'alterazione nella segregazione dei cromosomi e come sappiamo può essere una primum movens verso la trasformazione neoplastica, quindi in un'ottica preventiva per evitare o combattere questi fattori. D'altro canto verificheremo se questi meccanismi appena scoperti sono alterati nelle cellule tumorali. Questo ci consentirà eventualmente di identificare nuovi target da bersagliare per uccidere selettivamente le cellule in cui questi meccanismi siano alterati, come quelle tumorali, preservando invece le cellule normali.